Canard du Chêne bénéficie d'une histoire relativement riche. Canard du Chêne ha una storia particolarmente ricca. La maison dispose de plus de près de 150 années a 150 anni di storia. Et Canard du Chêne a la particularité de faire e ha la particolarità di far parte dei grandi marchi storici del Champagne. Canard du Chêne, au départ de sa création, quando è stata creata, par Victor Canard et Léonie Duchêne. È stato fondato da Victor Canard e Léonie Duchêne. Ils se sont donc mariés en 1859, si sono sposati nel 1859 et ont créé la maison en 1868. E hanno creato in 1868 la casa. La maison est située dans un village qui se situe au cœur de la montagne de Reims, qui s'appelle Lude en premier cru. Et si situe nel cuore della montagna di Reims, Lude. Une des particularités, c'est et una delle particolarità è che molto rapidamente, maison, dopo la creazione della casa, siamo stati uno dei fornitori Nicola della corte II, imperiale di Russia, Nicola II. E proprio per questo, in tutta la storia della casa, abbiamo sempre, potete avere il simbolo della casa di Russia su tutte le etichette. Nous avons donc à la fois une histoire riche, abbiamo una storia ricca, densa et une personnalité très forte sur nos vins. E una personalità molto forte nei nostri vini. Aujourd'hui, un autre aspect qui nous distingue un altro aspetto che ci rende particolari in Champagne. Siamo indipendenti e familiari. Nous sommes aujourd'hui la 10e maison en Champagne. Siamo la decima casa di Champagne avec une présence dans près de 60 con una presenza in 60 paesi nel mondo. La caractéristique de votre maison qui vous plaît le plus? Alors, il y a beaucoup, oui, il y a j'imagine. Beaucoup de caractéristiques qui me séduisent évidemment dans la maison Canard du Chêne. Il y a peut-être trois éléments qui sont intéressants. Ci sono tre elementi particolarmente interessanti. Qui permettent vraiment de différencier la maison. Che ci differenziano per rapporto a de nombreux confrères. A molti confratelli. Un aspetto che è très séduisant dans la maison Canard du Chêne. C'è un primo aspetto molto seducente perché è nel cuore del vigneto. Elle se situe au cœur du vignoble et des terroirs de la montagne. E dei terroirs della montagna di Reims. C'est-à-dire que quand vous visitez Canard du Chêne. Quando si visita Canard du Chêne. Vous êtes dans le parc de la maison. Che siamo nel parco della maison e guardiamo all'esterno. Vous avez non seulement des arbres séquoia centenaires. Abbiamo delle sequoie centenarie nel parco. Vous avez tout le vignoble e anche tutto il vigneto intorno a voi. Donne non seulement beaucoup de charme, che dà molto fascino all'ambiente esterno, mais surtout définisse le style de nos vins. Ma definisce anche lo stile dei nostri vini. Et pour parler du style de nos vins, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes sur les coteaux est de la montagne siamo sulla pendii est della montagna di Reims. Et nous sommes donc au cœur des grands terroirs nel cuore de Pinot Noir. Dei grandi terroir di Pinot Nero. Et ces grands terroirs de Pinot Noir, e questi grandi terroir, che sono il 50% dell'insieme delle uve del nostro Champagne, definiscono lo stile della casa, il fruttato, l'intensità, la complessità e la freschezza. Dei nostri champagne. E questo è un aspetto molto particolare che lo caratterizza. S'il y a peut-être un troisième point qui est très séduisant un terzo punto interessante della nostra maison. Les 10 dernières années, negli ultimi 10 anni, des maisons relativement pionnières et très siamo stati dei pionieri molto innovativi su tutto l'aspetto du rispetto dell'environnement, del rispetto dell'ambiente. Nous avons par exemple fait une réintégration abbiamo reintegrato de nos, completamente de i nostri siti di produzione coperti, abbiamo reintegrato della vegetazione intorno et puis on fait partie des maisons pionnières, e siamo anche, facciamo parte delle maison pioniere nella produzione di champagne in biologico che abbiamo lanciato nel 2012. Vous nous présentez ces quatre champagnes? Alors, je vais vous présenter quatre champagnes qui ont des personnalités différentes. Hanno delle personalità molto diverse queste champagne. Alors, le premier, donc, on a la cuvée Léonie, qui est un champagne. La cuvée Léonie, qui est dédicato alla restaurazione e alla rete. A tous les cavistes, tous les wine merchants. I distributori di vino. Voilà.
Et donc c'est un champagne qui évidemment est plutôt axé sur du pinot noir, c'est un champagne qui est gourmand. È un champagne goloso con del pinot nero ricco. Un champagne plaisir. È un champagne che dà molto piacere. On a une seconde cuvée qui est la cuvée Una seconda cuvée, la Leoni Green, qui est un champagne qui est certifié è certificato in agricoltura biologica. Qui a plutôt une personnalité et une dominante chardonnay dans son ha piuttosto dans son una dominante di chardonnay nel suo assemblaggio. C'est un vin qui est vinifié également en fucel, è vinificato in botti di rovere, un vino di razza complesso. Un vin très agréable à l'apéritif. È molto piacevole come aperitivo. Et puis ensuite on voit deux cuvées Charles VII. Poi abbiamo due cuvées Charles VII. Alors, Charles VII c'est le tribut de Canard du Chêne à l'histoire de France. È il tributo del Canard du Chêne alla storia francese. C'est une cuvée qu'on a lancée en 1968. L'abbiamo lanciata nel 1968 per il centesimo anniversario della casa. Charles VII è il re di Francia incoronato nel XV secolo e è stato incoronato dall'abate Jean Canard. Quindi è il nostro tributo alla nostra bella storia francese. È stato anche un re che è stato portato in Francia da Giovanna d'Arco e anche la storia della casa naturalmente. C'è un rapporto più intimo tra l'abbé Jean Canard e la Maison Canard du Chêne. Abbiamo due cuvée molto diverse, un po' yin et yang, un blanc de blanc, 100% chardonnay, molto cremoso, molto rotondo, molto dolce, molto delicato, che esprime molto bene il vigneto chardonnay, e dall'altra parte della montagna de Reims. Qui personnalise plus l'identité de la maison. Questo è più assomiglia di più all'identità della casa, è un blanc de noir. 80% pinot noir. 80% pinot noir e 20% pinot meunier. Un champagne qui est plus long, è più lungo, più persistente, più espressivo. Ha delle note perfetto con la gastronomia. Donc, en fait, questi quattro champagne illustrano la diversità della nostra maison e la nostra profondità nella sua gamma la richesse e anche la ricchezza dei suoi vini e della sua storia.